La scomparsa di Silvio Berlusconi scuote anche la politica toscana e il Consiglio regionale che nel giorno dei funerali sospende i suoi lavori, partecipa al lutto. In aula, prima della seduta, c'è un minuto di silenzio. Il ricordo poi è affidato al capogruppo di Forza Italia Marco Stella, che ascolteremo anche qui, oggi. Il Consiglio regionale ha discusso molto dell'attività di due istituti di garanzia, il difensore civico e il garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Ne parleremo naturalmente anche noi e ascolteremo i pareri di diversi consiglieri. Ancora un parco inclusivo aperto a tutti, realizzato con il contributo fondamentale del Consiglio regionale e inaugurato alla presenza del presidente Mazzeo Abuti. Ma non è certo questo l'unico progetto finanziato con le risorse dell'Assemblea. Vedremo, per esempio, anche un'opera di street art nel cuore di Firenze. Sono molti altri poi gli eventi che trovano spazio e visibilità qui a Palazzo del Pegaso. Le scuole sono chiuse, il Parlamento regionale degli studenti si riunisce per l'ultima volta. È stata davvero una bella esperienza per questi giovani. Berlusconi è stato un protagonista indiscusso negli ultimi 30 anni della storia del nostro paese, non solo dal punto di vista politico ma anche imprenditoriale e sportivo. Come ha detto il presidente Sergio Mattarella, un leader politico che ha segnato la storia della nostra Repubblica incidendo su paradigmi, usi e linguaggi. Alla sua famiglia, alla comunità politica di Forza Italia, al presidente Stella va un sentito e sincero momento di affetto, di vicinanza e di cordoglio. Il ricordo all'inizio della seduta è affidato al capogruppo di Forza Italia. Cosa mancherà, chiediamo, soprattutto adesso di Berlusconi? Credo che a questo paese mancherà soprattutto l'aspetto umano di Silvio Berlusconi, poi ognuno di noi può avere la considerazione dell'imprenditore, del presidente sportivo o del politico, ma è l'aspetto umano che ha colpito più di tutti. Era una persona che non parlava mai male di nessuno. Credo che nei giornali di questi giorni i racconti anche dei suoi avversari politici sottolineino l'importanza dell'aspetto umano. Non c'era mai un accenno negativo nelle parole del presidente, anche nei dibattiti televisivi rimaneva sempre sul piano politico, e questo, devo dire, mancherà a questo paese lui, mancherà a tutta la comunità politica di Forza Italia. Forse fra, mi auguro, prima di 10 o 15 anni riusciremo a rileggere con attenzione, con obiettività, quello che lui ha fatto per la politica, soprattutto per la politica estera di questo paese, per la politica economica, le battaglie che ha fatto rimettendo al centro dell'azione politica internazionale l'Italia. Penso a Pratica di Mare, penso agli accordi europei, penso ai grandissimi vertici europei. E poi era uno di noi. Cioè, Silvio Berlusconi era un uomo comune in mezzo a gente comune. Silvio Berlusconi era una persona estremamente normale in mezzo a tante persone normali. Maggioranza e opposizione ricordano così il presidente Berlusconi, imprenditore, editore, uomo di partito e delle istituzioni, che ha cambiato molto la politica italiana. Oggi si parla di bipolarismo perché lui ha creato il concetto di centrodestra e di centrosinistra che non esisteva nella prima Repubblica, ha creato una dicotomia, ha portato avanti le proprie stanze liberali. Io sono sempre stato dall'altra parte, non l'ho mai votato, l'ho sempre criticato. Il mio impegno politico nasce antitetico alle politiche e alla figura di Berlusconi, che oggi viene riconosciuto però come un soggetto politico importante, una personalità, un presidente del Consiglio che è stato più di 3.300 giorni a guidare il nostro paese, colui che più di ogni altro nell'epoca repubblicana ha guidato l'Italia e che ha innovato il sistema della comunicazione, che ha fatto impresa, che ha creato grandi successi nello sport, una grande personalità che viene riconosciuta oggi, forse del quale oggi tutti, mi auguro, possano portare rispetto. Io in primis lo porto e riconosco, diciamo, la correttezza di fermarsi un giorno, perché quando una personalità di
questo calibro lascia il nostro paese, è corretto che poi ciascuno di noi si interroghi su quello che ha prodotto e di come ha innovato la Seconda Repubblica. Forse veramente con la scomparsa di Berlusconi si chiude il Novecento italiano, finisce il secolo sterminato, come lo definiva Marcello Veneziani in un suo libro, quindi si chiude veramente un'epoca di storia che è stata per noi l'epoca in cui ci siamo avvicinati alla politica. Io ho votato la prima volta quando Berlusconi era appena disceso in campo, quindi per me Berlusconi ha rappresentato tutta la storia politica, a volte condividendone le idee, a volte no, ma ha rappresentato sicuramente una pagina indelebile della mia vita e della vita di tutti quelli che oggi condividono con me l'esperienza di Fratelli d'Italia. Chi fa polemica lo fa per ritagliarsi una piccola... qualche minuto di notorietà alle spalle di questo gigante della storia. Berlusconi naturalmente è stato anche un grande uomo di sport. Giovanni Galli è stato il portiere del grande Milan. Qui racconta il suo incontro con lui. Aveva appena acquistato il Milan, venne a Firenze, mandò il dottor Galliani e prese Massaro, il sottoscritto, e da lì iniziò la conoscenza con la persona, che fu la prima volta ad Arcore, dove ci convocò tutti e cinque i nuovi acquisti, e lì conoscemmo di persona proprio il presidente. Era un uomo, era un visionario, un uomo che aveva delle grandi prospettive in tutti gli ambienti dove lui si è calato. Aveva proprio una visione che era 20 anni avanti a tutti, nella televisione, nello sport, nella politica, nell'editoria, insomma, era un uomo che veramente trascinava, aveva un grande entusiasmo e soprattutto riusciva ad avere una grande empatia con tutti quelli che incontrava. Il Consiglio poi ha voluto ricordare con un minuto di silenzio anche Francesco Nuti, regista e attore platese, scomparso sempre lunedì scorso all'età di 68 anni, e sono state espresse le condoglianze anche all'ex premier Romano Prodi per la morte improvvisa della moglie Flavia Franzoni. Il difensore civico della Toscana da gennaio di quest'anno è Lucia Annibali ed è lei che presenta la relazione sull'attività di questo istituto nel 2022, quando a guidarlo però c'era Sandro Vannini fino ad aprile e poi il ruolo era rimasto vacante. Vediamo comunque in sintesi l'attività svolta attraverso le parole del presidente della prima commissione. C'è da dire che c'è stata una lieve flessione delle istanze presentate al difensore civico regionale, sono state 1.495 le istanze presentate nel corso del 2022, quindi meno dell'anno precedente, dovuto però in realtà più che alle carenze strutturali o dell'ufficio, allo strascico derivante dalla pandemia, in quanto questo ha senza dubbio provocato un parziale allontanamento da parte dei cittadini rispetto all'Istituto della Difesa Civica. C'è stato però un progressivo avvicinamento ai territori della Toscana dell'Istituto del Difensore Civico. Due altri aspetti centrali sono stati evidenziati, che anche nel 2022 hanno caratterizzato l'attività del Difensore Civico: da una parte la partecipazione alle commissioni miste conciliative istituite presso le aziende sanitarie del territorio toscano, e dall'altra parte la partecipazione del Difensore Civico attraverso i propri funzionari all'organismo di conciliazione istituito presso l'autorità idrica toscana. Ci sono sportelli del difensore civico oggi in molte città toscane, a Pistoia, Arezzo, Siena, Pisa, nella Val di Chiana Senese e in quella retina, nella Valdera, Grosseto, a Prato, a Livorno, e lì i cittadini possono rivolgersi direttamente per le loro istanze, per i servizi pubblici, per la sanità, senza spendere nulla. E tuttavia il documento che accompagna la relazione del difensore civico non mette tutti d'accordo. Le opposizioni di centrodestra votano contro. Personalmente ritengo che la figura del difensore civico sia una figura quanto mai importante, tratta della tutela dei diritti dei toscani. Però se andiamo bene a vedere, purtroppo nell'ultimo anno notiamo un arretramento delle richieste di intervento del garante, in particolare per l'ordinamento finanziario. In materia sanitaria, i ricorsi sui servizi pubblici. E questo perché? Perché il centro-sinistra, con le proprie divisioni, ha fatto perdere veramente troppo tempo. Per 9 mesi è mancata questa figura ai toscani.
E noi siamo stati molto critici che le divisioni all'interno del centro-sinistra abbiano fatto mancare questa figura ai toscani. Notiamo che il nuovo difensore civico si è messo a disposizione, cerchiamo di avere un buon rapporto, ma certo il 2022, questi 9 mesi sono stati veramente tanti. Li fa ecco il capogruppo di Fratelli d'Italia, secondo cui i mesi senza difensore civico hanno allontanato un po' la gente da questa figura, eppure così importante. Lo scorso anno il difensore civico non ha fatto niente, perché il 10 di aprile si è dimesso dopo solo 4 mesi di lavoro per andare a fare altro, per andare a fare l'addetto stampa dell'agenzia che rilancia i comunicati della giunta regionale. Quindi siamo stati 9 mesi, perché il nuovo difensore civico è arrivato a febbraio, 9 mesi senza difensore civico, e anche in questo caso approviamo un atto dove il Partito Democratico dice esprimiamo grande soddisfazione per il lavoro svolto, facendo il copia e incolla dell'atto dell'anno scorso. Di fronte a un difensore civico che lavora 4 mesi, si dimette perché va a fare altro, e per 9 mesi la Regione Toscana resta senza difensore civico perché Italia Viva e il PD si dovevano mettere d'accordo su chi nominare, noi esprimiamo grande soddisfazione. Noi dovremmo esprimere grave disappunto per quanto è successo, non soddisfazione. È ottimista invece Stefano Scaramelli sull'impronta che potrà dare adesso Lucia Annibali a tutta la difesa civica. Gli effetti positivi, secondo lui, non tarderanno a manifestarsi. Abbiamo espresso una massima condivisione delle politiche portate avanti dalla nuova difensora civica Lucia Annibali rispetto a degli elementi importanti, rispetto alla conoscenza della funzione, una presenza sul territorio, le opportunità fornite nei confronti dei cittadini e delle cittadine toscane, e soprattutto un servizio di tutela nei confronti di tanti servizi integrati, dove il cittadino a volte si sente solo rispetto a queste società, a tutte le bollette che arrivano a casa, a tutta una serie di servizi dove le persone non riescono ad avere una risposta e un'interlocuzione. Quindi un elemento e un giudizio positivo che prosegue l'esperienza del passato, ma che rilancia una strategia positiva che conferma anche la validità dell'operazione che portò a me stesso avanzare la proposta di Lucia Annibali quale il nuovo difensore civico della Toscana. Si è parlato anche del garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'attività che ha svolto sempre nel 2022. Non sono comunque argomenti scollegati tra loro, sottolineano molti, e serve in Toscana una riforma degli istituti di garanzia. Io ho fatto un richiamo alla concretezza, un richiamo alla necessità di avere ben chiaro quale percorso dobbiamo fare. È inutile avere 500 garanti in Regione Toscana che sono solo poltrone e sono solo costi. Dobbiamo individuare su quali politiche puntare. In primo luogo le politiche per la famiglia, perché dal nucleo familiare, qualunque esso sia, io non ho nessun tipo di preclusione, parte che cosa? L'educazione, il futuro anche delle giovani generazioni. E certamente, ecco, oggi più che mai dobbiamo avere, ripeto, ben chiaro anche che tipo di risorse mettere in campo. Le figure vengono dopo. Oggi dobbiamo solamente capire questa regione che tipo di indirizzi e quante risorse può mettere in campo su famiglie e politiche giovanili, senza scordarci quello che io ritengo essere un caposaldo, che dovrebbe stare alla base anche della programmazione in questa regione: il patto generazionale. Oggi tanti ragazzi non hanno le stesse possibilità che hanno avuto nei decenni passati i nostri genitori. Capire che questo gap generazionale va colmato con delle politiche efficaci, con risorse importanti, io credo sia un altro segnale. Riordinare queste figure anche con interventi legislativi regionali ad hoc, commentano i consiglieri di tanti gruppi diversi, e forse ci sarà anche la possibilità di arrivare ad una sintesi, ad una mediazione, tenendo sempre conto della centralità, oggi più che mai, del garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Bugliani, presidente della prima commissione, sottolinea che nel 2022 c'è stato poi un impegno nuovo per i minori che fuggivano dall'Ucraina, che si è andato a sommare a quello per il dopo pandemia e a tutte le iniziative avviate e che sono di fatto proseguite. Tutte attività che in vero il Garante svolge da diversi anni, ma che nel 2022, nonostante le difficoltà connesse a un anno non semplice da molteplici punti di vista, sono state confermate e in parte anche implementate. Ad ogni buon conto, con l'auspicio che si possa arrivare presto anche ad una revisione della figura del garante per l'infanzia, la normativa infatti del 2010, quindi piuttosto risalente, anche alla luce delle diverse figure di garanzia che esistono o che dovrebbero esistere a livello regionale, il Consiglio ha comunque approvato a maggioranza la risoluzione che ha espresso apprezzamento all'attività del garante per l'infanzia per l'anno 2022.
Critica invece la posizione del capogruppo di Fratelli d'Italia anche rispetto alle lamentele che la Garante esprime nella sua relazione. Il terzo anno consecutivo si lamenta del fatto che la Giunta regionale non la mette nelle condizioni ideali per poter lavorare. Si lamenta di non avere struttura adeguata, si lamenta di aver chiesto un potenziamento dell'ufficio e di avere invece trovato un depotenziamento dell'ufficio, si lamenta della legge regionale che istituisce la figura del garante dell'infanzia che non traccerebbe in maniera corretta i parametri entro i quali lei si può muovere. E per il terzo anno consecutivo approviamo un atto in aula dove il Partito Democratico dice: esprimiamo grande soddisfazione per quanto detto alla garante, auspichiamo che qualcuno vada incontro alle sue richieste. Loro auspicano e loro governano. Su uno dei temi di maggior peso, quello delle dipendenze dei giovani, viene chiesto il coinvolgimento anche del Corecom, il Comitato per le Comunicazioni. Lo fa in particolare il consigliere vicepresidente dell'Assemblea, Marco Casucci. Noi crediamo che questi temi si debbano affrontare anche con un approccio costruttivo che tenga conto del periodo che abbiamo vissuto e di un interesse collettivo. Dobbiamo fare di più per il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi ci crediamo in queste figure di tutela e continua la nostra azione per spingere sia il Consiglio sia la Giunta di dotare questi istituti delle necessarie risorse e dell'adeguato personale. Possiamo dire che su un punto c'è piena convergenza, va rafforzato l'impegno del garante perché il suo ruolo è fondamentale. Riteniamo che una funzione di garanzia a tutela dell'infanzia, degli adolescenti, dei ragazzi più vulnerabili, più fragili, dei giovani, necessiti di un impegno maggiore da parte del garante. Abbiamo predisposto come maggioranza una serie di emendamenti che mettano in evidenza la necessità di fare un lavoro più incisivo, più propulsivo a servizio non soltanto del Consiglio regionale ma delle famiglie tutte, dei ragazzi in primis, e crediamo che sia stato opportuno fermare i lavori del Consiglio per cercare di arrivare a un punto di condivisione laddove si possa migliorare l'efficacia di uno strumento che deve servire soprattutto a favore di quei ragazzi che più di altri sono vulnerabili in un contesto di cambiamento sociale post-pandemico che li ha visti essere coloro che più di altri hanno sofferto di questa situazione. Spazio ai giovani, quelli del Parlamento regionale e degli studenti che hanno vissuto durante l'anno tante esperienze forti. Le ricorda la Presidente Maria Vittoria D'Annunzio. In tutto sono stati 18 i progetti portati avanti. Sono stati tanti gli incontri e gli eventi che abbiamo portato a termine quest'anno, fra i più importanti la visita di una delegazione del Parlamento a Bruxelles, alle sedi del Parlamento europeo, per conoscerne il funzionamento. Non solo, anche un evento portato a termine contro la violenza psicofisica negli sport. E fra gli incontri che più ci sono rimasti nel cuore di sicuro l'incontro con Vera Vigevani Jarak, ovvero una madre e una donna che è scappata dall'Italia durante il periodo dell'Olocausto e che anni dopo ha visto scomparire la figlia fra i desaparecidos. È stato un anno pieno di emozioni, un anno pieno di incontri che ci porteremo per sempre nel cuore e sicuramente è stato un anno molto formativo per tutti noi. Cominciamo dal nuovo parco inclusivo e aperto a tutti che il Consiglio regionale ha contribuito a realizzare. 7 giorni fa avevamo visto quello di Montefoscoli nel comune di Palaia, ora siamo a Buti, sempre in provincia di Pisa. Il parco qui è intitolato ai giudici Falcone e Borsellino. È uno spazio importantissimo, uno spazio che viene riqualificato completamente dopo la realizzazione del centro sanitario, i parcheggi. Siamo arrivati anche alla realizzazione di un parco inclusivo che è partito dal basso, in quanto oltre al finanziamento regionale c'è stato un crowdfunding fra le associazioni del paese e le imprese che hanno aiutato alla realizzazione di questo. Un parco che è unico in Toscana, un parco inclusivo, ha dei giochi particolari che permetteranno di potersi divertire bambini, sia bambini normodotati che bambini con disabilità, insieme. Io sono davvero felice di essere oggi qui per 3 ragioni. La prima, perché Buti la sento un po' la mia seconda casa, la casa adottiva in Toscana.
perché oggi diamo seguito a questo lavoro che stiamo portando avanti come Consiglio regionale, cioè sostenere le iniziative sul territorio che permettano di dare risposte, piccole segnali ai quartieri, alle cittadine, ai cittadini della Toscana, e lo facciamo attraverso una parola: inclusività, perché poi questo parco giochi è un parco gioco inclusivo, un parco gioco per tutti, e poi perché questo parco giochi, questo luogo, questo giardino è dedicato a due figure che per me hanno segnato tanto anche il mio inizio e l'impegno politico, Giovanni Falcone e Borsellino, due grandi uomini, due grandi magistrati che ci mandano un messaggio forte di non essere mai indifferenti, di non voltarti dall'altra parte, di lottare per le cose giuste. Allora, sapere che si tengono insieme tutte queste cose mi ha reso felice e mi ha portato oggi a essere qui. Un'altra opera sostenuta dal Consiglio regionale è questo gigantesco murales che colora l'ingresso su Viale Morgani della Scuola Poliziano di Firenze. Opera degli artisti di street art Moneles e Mutz. Si tratta del primo dei tre interventi di rigenerazione urbana finanziati direttamente dal Consiglio regionale. L'idea alla base è stata quella, essendo appunto un'entrata, di diciamo ricreare un'inedita porta sostanzialmente di Firenze. Infatti l'idea è stata quella di riprendere dei particolari di tre porte fiorentine, Porta San Gallo, Porta San Niccolò e Porta La Croce, per dare una nuova estetica comunque all'entrata a maggior ragione di una scuola, e quindi il fatto di accentuare, se si vuole, anche appunto la soglia all'entrata, ma creare anche un collegamento fra appunto l'interno e la parte fuori, la parte esterna. Arte significa anche rigenerazione delle nostre città ed è un aspetto che riecheggia anche nel titolo dei progetti e dei bandi. Sì, è una bella sinergia, una bella storia da raccontare, da vedere, da apprezzare. La street art di casa nella città di Firenze ormai da qualche anno, con bellissimi interventi che hanno davvero, hai detto bene, rigenerato anche i luoghi in cui sono stati fatti. Questa sinergia con il Consiglio regionale, che abbraccia la città di Firenze, la città di Lucca, la città di Pisa, dà a questo movimento un respiro territoriale più ampio. Parliamo ora di due prossimi eventi, uno di musica e l'altro di sport. A Torrita di Siena dal 22 al 24 giugno c'è Torrita Blues 2023. È uno dei festival più importanti in Europa, si svolge da più di 30 anni a Torrita di Siena, nel cuore della Toscana, vicino a Pienza, Montepulciano, Montalcino, Cortona. L'11 luglio invece ad Arezzo ci sarà la terza edizione del premio Aquila d'Oro per i valori dello sport. È un premio promosso dalla Ginnastica Petrarca in sinergia con il Comune di Arezzo e con il CONI. Noi oggi ci fermiamo qui, nei giorni in cui molti consiglieri regionali sono impegnati nelle loro città per rappresentare il Consiglio in tante manifestazioni di cultura, sport, tradizione, religiosità popolare. Mentre andiamo in onda per la prima volta, per esempio, c'è la straordinaria luminara di Pisa, con i lungarni tutti illuminati, una sensazione unica per le decine di migliaia di persone che affollano la città. Noi ci ritroviamo puntualmente venerdì prossimo, 23 giugno, sempre dopo il TG della sera alle 21:10.